Innanzitutto vi ringrazio. Beh, il mio ruolo purtroppo è questo, non è che abbiamo possibilità di entrare durante la stagione i portieri e fare 10 minuti, un quarto d'ora, ma purtroppo entriamo così a freddo, non sappiamo quando e bisogna lavorare tantissimo su se stessi. È un ruolo soprattutto mentale, dove io ovviamente ci lavoro ogni singolo giorno perché so, come è successo già altre volte, come a Catanzaro, come è successo oggi, di dover entrare senza preavviso, oppure magari con qualche giorno di anticipo e quindi farsi trovare pronti. Sì, sicuramente loro sono un'ottima squadra, no? Una buona squadra, una squadra che non dimentichiamo che è arrivata prima, poi per differenza rete o per Differenza scontri rete, diretti, sì, se non col sbaglio. Perugia. Infatti, comunque abbiamo giocato contro la prima in classifica. È una squadra molto, molto fisica, molto forte, come abbiamo incontrato anche il Südtirol stesso. Una squadra molto fisica. Al nord sono Stato Sant'Agnello che così va a ringare Pasquale Fabbri. sì, diciamo che sapevamo della forza del Padova. Infatti, noi giochiamo tantissimo sui nervi, molto agonismo in campo. E sono d'accordo con te quando mi dici che il risultato giusto è l'1-1 perché probabilmente le occasioni sono state le stesse sia da parte nostra che da parte loro. Anche Dina ha fatto un paio di parate, anche una ricordo su Carriero, rigore comunque l'ha parato, poi sulla respinta. No, diciamo che tutto sommato il pareggio è giusto. Diciamo che c'erano tutte e due sulla palla, sia Chirico da una parte che Ronaldo dall'altra, e probabilmente si è creata un attimo di disattenzione in quell'occasione. Poi magari domani, ora a freddo così non ti saprei dire, sicuramente domani vedremo con Mister Video dove si poteva fare meglio. Sì, no, ma diciamo che a prescindere dai mille, noi sappiamo che c'è un popolo dietro che ci supporta come l'ha sempre fatto dall'inizio del campionato e abbiamo visto in tante occasioni. Quindi sappiamo che Avellino ci tiene tantissimo e crede in noi crediamo in loro e sicuramente mercoledì possono essere quell'arma in più che ci serve per poter battere il Padova.